Benvenuti in questa nuova serie di video tutorial dedicati ad Arcadia e adesso vediamo come, una volta aver suddiviso quello che è i vari vani all'interno di un edificio, come posso andare a inserire quello che è il solaio. Allora, ci sono due modalità, una più immediata e una poi principale. Allora, innanzitutto vado a selezionare il mio singolo vano e vedete qui c'è un'icona che si chiama inserire in piano terra. In questo modo io ho dato in automatico la pavimentazione. Doppio clic sulle proprietà del vano, io posso scegliere se è effettivamente un piano terra, quindi creare una struttura di base di un pavimento, quindi con finiture e limite inferiore al pavimento che è calcestruzzo, sabbia, eccetera, terreno, argilla e così via. Oppure togliere quello che è la parte inferiore, quindi fare solo la finitura. In particolar modo questo si usa quando per i piani intermedi, mentre quando si parla di piano terra lasciamo piano terra. E qui posso andare a personalizzare quelle che sono le caratteristiche del materiale e gli spessori di rappresentazione. Questo ci servirà poi in caso quando andremo a generare quelle che poi sono delle sezioni. L'altro metodo più immediato e veloce è quello di andare sul menu soffitti piano terra. In questo caso tutti gli ambienti verranno praticamente automaticamente definiti. In questo caso, dove abbiamo un unico ambiente, però c'è un muro virtuale, in pratica io devo andare semplicemente sulle proprietà del mio vano e dove ho delimitato, e qua posso andare su pavimentazione e cambiare tipo di pavimentazione. In questo modo mi darà la possibilità, vedete, di dividere gli ambienti semplicemente cambiando poi quello del materiale.